Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Ciao a tutti, sono qui oggi molto felice di partecipare, tra l'altro con una formazione live che si ritrova sul palco per la prima volta proprio in occasione di Musicultura. Festival che seguo da sempre dagli esordi e adoro il nome di questa rassegna, visto che spesso la musica e la cultura, non so perché, sono due cose viste separate, quando invece sono il prolungamento l'una dell'altra. E mi fa piacere vedere che questo percorso costruito ormai da anni, non saprei neanche dire da quanto, va avanti. E oggi ci vede ospiti con tre brani, appartenenti a momenti della mia vita completamente diversi. La chiamano Notte apre il mio disco d'esordio, uscito nel 2010 dal titolo Nel mio disordine, disordine ancora presente, ma tutto sommato disordine che mi piace. E una canzone che insomma racconta che nell'assenza si può trovare il significato di molte cose. Poi ci sarà Ora, anche questa presente nell'album, e Sulle mie gambe invece esterna questo disco, scritta a quattro mani con Davide Zilli, che ha partecipato anche lui a Musicultura. Una cosa che mi piace è sapere di stare sul palco di colleghi e amici che prima di me hanno fatto parte di tutto questo, quindi li saluto e li ringrazio, perché la cosa bella dei cantatori è che si nutrono un po' a vicenda, no? Ci ascoltiamo, ci sosteniamo, è bello così. E io sono proprio cantautrice, nel senso che non faccio altro che suonare e cantare. Sto lavorando alla stesura del secondo disco e il gruppo di lavoro sarà proprio quello di questa sera, quindi Lucio Enrico Fasino al basso, Stefano Brandoni alla chitarra, Alessio Russo alla batteria, parole, canzoni. Sono curiosa di vedere cosa succederà, sono emozionata e mi fa piacere esserlo, perché significa non aver perso le bollicine di questo mestiere. Quindi vi auguro una buona serata, un buon ascolto. Noi siamo gli ultimi dell'ultima giornata di Musicultura, quindi chiuderemo questo mese di musica dal vivo. Vi ringrazio e vi spingo a dare un'occhiata al mio sito e a tutto quello che mi riguarda e che riguarda gli artisti di questa sera. Grazie. Ci vuoi? Sciogliere un nodo, addormentarsi, cambiare idea, allontanarsi, e ci vuole tempo per perdonare, perdonarsi, leggere un libro, ritrovare il sorriso. Poi non t'ama, tutto dipende da che ora, da che ora è. Ci vuole tempo per imparare, insegnare, ricostruire, capire l'arte, poi ci vuole tempo per decifrare un sentimento, guarire dentro, incontrarsi nuovamente.
prima ti ama e poi non t'ama. Tutto dipende da che ora è. Riempire il quadro dei suoi colori, entrare dentro, uscirne fuori, separarsi da un difetto. Tutto dipende da che ora. E l'orologio come un fiore ha come petali le ore. Prima ti ama e poi non t'ama. Tutto dipende da che ora. Oh, dipende da che ora. Da che ora. Ci vuole tempo per avere tempo. Grazie. Grazie.